testo della propria pittura, si accorge di non poter che produrre e riprodurre le immagini che si sono formate dentro di lui nell'infanzia. Questo non può fare altro che produrre, nelle forme che gli sono consentite dalla sua formazione e dalla sua cultura, le immagini che si sono depositate dentro di lui nell'infanzia. I quadri di armi, disse il Vasquez, sono così, quadri di nazisti e contatti contro terribili aggressori, a guardare dentro, e si ritrovano sempre tutte le cose perfette che il bambino aveva fatto. Si trova la rotondità perfetta e l'inizio ossessiva della cultura del latte, del bicchiere, del cucchiaio e del piatto. Le nervi non sono aggregati di forme perfette che chiedono di essere combinati assieme e vengono in effetti combinati assieme sulla tela perfetta. La storia figurativa di un artista è la storia seguita della sua infanzia. Così capita spesso che il pittore senta di un pubblico potente il tornare dei luoghi che hanno prodotto le matrici teatrali della sua pittura.
la piccola meraviglia di questa continua morte e rinascita. Come se il mondo spaccesse ogni anno con un ciclo, e credo davvero che con la morte alla fratella Macchigiana, alle sue continue, alle sue vite, e il mio fecondo del ricordo apre un nuovo ciclo, studio nuove forme che, attingendo sempre più della matrice infantile, arrivano poco a poco al culmine. Scansione di un periodo non è che la necessaria scansione delle matrici infantili, la necessaria successione delle matrici che dal buio subitano a mandare con loro in luce in superficie, e in superficie trovano la loro pace e la loro forma.
Thank you.